anche da analizzare attentamente. Allora, noi prima stavamo parlando di una cosa molto particolare, che a chi non ha un po' di malizia, naturalmente non è venuta subito all'occhio. Parlo di questo. Io sinceramente all'inizio non avevo tutta questa malizia di capire che stessero architettando un piano perfettamente studiato con televisioni, media, forze dell'ordine, forze sanitarie. Stavamo parlando con lui di una cosa. Lui mi diceva, lui è una persona che si occupa di trasporti, quindi sa tutto ciò che riguarda quello che è relativo alle patenti, relativo agli obblighi che una persona deve avere quando fa il servizio, ad esempio, di trasporto con l'ambulanza, di trasporto con i pulmini scolastici. Allora lui mi diceva una cosa, che aveva notato una cosa che abbiamo saputo, cioè ci siamo detti soltanto oggi, perché io non ci avevo pensato. Lui ha notato praticamente che un giorno una ambulanza, ferma al semaforo, aveva i tre componenti dell'ambulanza che stavano parlando, ragionando, così fermi al semaforo. A un certo punto, partito il semaforo verde, hanno acceso la sirena e sono partiti. Ora questo lì per lì non potrebbe sembrare niente, non potrebbe sembrare guarda, nulla. Che sono venuti da Foggia, da Milano, e ci hanno detto proprio questo. Addirittura uno che lavora al 118 ci ha detto, noi avevamo l'ordine di andare in giro con l'ampeggiante e la sirena perché dovevamo creare questo clima di terrore. Esatto. Questo. E sono cioè era proprio un ordine. Quando era vuoto dovevano utilizzare il lampeggiante e le sirene. Questo era l'ordine. Ma ad esempio io, nonostante non abbia mai creduto al 100% a questa cosa, non ci avevo pensato. Io pensavo che tutte queste ambulanze accese fossero realmente persone che stavano trasportando le d'urgenza.